One, two, three, four. Ciao, in questa lezione parleremo del rullo a colpi doppi. Una decina d'anni fa circa iniziai ad utilizzare una tecnica chiamata open close o push pull. Troverai tantissimi tutorial su YouTube che parlano di questa tecnica. Uno dei batteristi che mi ha aiutato veramente tanto a capire la meccanica e il movimento di questa open close si chiama Gordy Knutson. Ti lascio il link sotto in descrizione al suo canale YouTube e ti consiglio di guardarti tutti i suoi video. Scoprirai inoltre che questa tecnica non è utile solo per eseguire dei colpi doppi, ma ci aiuterà ad essere più fluidi in tutto quello che suoneremo sullo strumento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio il movimento e la meccanica di questa open close. Il movimento della open close a due colpi verrà principalmente gestito dai nostri polsi e dalle nostre dita. Andiamo a vedere le due posizioni. Polso verso il basso, dita aperte, posizione open. Polso verso l'alto, dita chiuse, posizione close. Il movimento che andremo ad eseguire sarà questo. Open, close. Open, close. Proviamo con la bacchetta. Partiamo in posizione verticale. Scendiamo. Dopo l'impatto, il rimbalzo ci riporterà la bacchetta in posizione di partenza. In questo modo io avrò le mie dita aperte, però sempre a contatto con la bacchetta, e la mia bacchetta si troverà nella posizione verticale. A questo punto, chiudendo con le dita, le ultime tre dita, otterrò un secondo colpo e riporterò la mia bacchetta in posizione di partenza per i colpi successivi. Quindi, open, close. Mi fermo, controllo che la mia bacchetta sia in posizione di partenza e riparto. Open, close. Proviamo ancora una volta. Open, close. Proviamo ora con la sinistra, stessa cosa. Open, close. Open, close. Consiglio di praticare a lungo, perché i muscoli e i tendini hanno bisogno di memorizzare i movimenti. Il prossimo step sarà quello di mettere a tempo i nostri movimenti. Consiglio di partire con dei quarti, molto lentamente. Partiamo a 60 di metronomo e proveremo a suonare due colpi di destra e due colpi di sinistra. Quindi avremo open, close con la destra, open, close con la sinistra. Ok? 60 bpm. 1, 2, 3, 4. Open, close. Open, close. Open, close. Open, close. Open, close. Open, close. Open. Close, open, close. Suoneremo ora degli ottavi a diverse velocità. Iniziamo da 150 bpm. 1, 2, 1, 2, 3. Centosessanta. One, two, one, two, three, four. Centosettanta. One, two, one, two, three, four. Centottanta. One, two,
One, two, three, four. Centonovanta. One, two, three, four. Duecento. One, two, three, four. Ora proveremo a suonare dei sedicesimi a diverse velocità. Iniziamo da 120 bpm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 130 bpm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 140. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 150. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 160. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dopo una certa velocità non sarà più possibile utilizzare il movimento della open close, o almeno non più nello stesso modo. Personalmente, per raggiungere velocità più elevate, utilizzo un sistema di rimbalzi controllati principalmente dal mio pollice, indice e medio. Le ultime due dita verranno comunque posizionate sulla bacchetta, ma non saranno di grandissima importanza. Il movimento che andrò a fare sarà questo. L'esercizio che andremo a vedere ora è basato su due misure, una misura di sedicesimi ed una misura di trentaduesimi. Per eseguire i sedicesimi utilizzeremo la open close. Per eseguire i trentaduesimi utilizzeremo questo nuovo sistema. Iniziamo da 90 bpm. 1, 2, 3, 4. 4. Proviamo ora a 100 bpm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Concludo questa lezione ricordandoti che nessun video, nessun tutorial potrà mai sostituire il tuo insegnante. Ci vediamo nella prossima lezione e parleremo della tecnica Möller. A presto, ciao! Ciao Masha!